Tra i libri più belli di Padre Pio e su Padre Pio, chiedo scusa, certamente questo su Padre Pio e la preghiera di Fra Alessandro Daribba Bottoni è uno dei più belli, più autentici e anche che più tratteggiano in maniera reale la dimensione orante, lo stile di vita orante di Padre Pio da Pietrelcina. E perché noi molte volte, non è una colpa questo, ma in genere siamo più portati a vedere il Padre Pio miracolistico, il Padre Pio che fa i miracoli. Innanzitutto non è il Padre Pio che fa i miracoli. Padre Pio intercede ancora oggi e ottiene dal Signore grazie, guarigioni e miracoli. Ma il miracolo più bello in Padre Pio, il mio modo di vedere, è la preghiera. Perché, come dice Gesù nel Vangelo, che certi miracoli si ottengono solo con la forza della preghiera. E quindi Padre Pio otteneva perché sapeva pregare. E saper pregare nella vita di Padre Pio vuol dire entrare in sintonia con Gesù. Vuol dire sentire il desiderio di Gesù, sentire e lasciarsi divorare il cuore, l'animo, dalla fame del suo corpo e dalla sete del suo sangue, come abbiamo visto e stiamo vedendo in queste nostre riflessioni su Padre Pio, orante e testimone, e direi divoratore dell'Eucaristia, ma anche divorato dalla Eucaristia. E guardate come Padre Pio, dinanzi ancora una volta a queste sofferenze che Gesù prova per le infedeltà verso il sacramento dell'Eucaristia, Padre Pio, abbiamo visto nella puntata di ieri, chiede addirittura al Signore di eliminare l'umanità, di mettere fine al mondo per far finire questa iniquità che fa molto soffrire Gesù. E non si limita solo a questo, chiede anche a Padre Agostino da San Marco in Lamis di unirsi alla sua preghiera, di supplicare Gesù per la stessa finalità. E Padre Pio scrive: a lui non basta l'animo, perché sono debole assai, di supplicare questo celeste Padre di togliere questo suo diletto figliuolo di mezzo al mondo per sottrarli a tanti oltraggi. Cioè, Padre Pio qui sta chiedendo non solo di far cessare, porre termine al mondo, ma addirittura di farsi togliere, di morire di mezzo al mondo, perché in un certo senso, ecco, si possa suffragare, sostenere la sofferenza di Gesù. Che il mondo sarebbe senza Gesù? E Padre Pio risponde: che sarebbe degli uomini senza aver Gesù in mezzo a loro? Ma specialmente che ne sarebbe di me? Sento tutta la mia debolezza e la mia impotenza. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!